Cristo è risorto, questo è l'annuncio pasquale che le donne hanno dato prima agli apostoli e poi sicuramente si è diffuso all'interno della città di Gerusalemme. L'evento che noi oggi vogliamo ricordare da questo lago, il lago di Tiberiade, dove Gesù ha formato i suoi, è ambientato nel Cenacolo, perché lì è il quartier generale della comunità itinerante di Gesù. Lì si sono verificati gli eventi importanti, la lavanda dei piedi, l'ultima cena, le apparizioni del risorto e poi la Pentecoste. Oggi vogliamo ricordare un altro evento che è legato alla Pasqua e lo sentiamo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetti dal 19. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Allora siamo sempre nel giorno della Pasqua. È sera, sono passate ore dall'evento della risurrezione, sono tutti chiusi in casa, hanno paura. Hanno paura di fare la fine del loro maestro. Hanno paura che, siccome per alcuni è risorto, ma anche i nostri discepoli non erano così svelti nel credere, sono ancora sconvolti dalla notizia delle donne. Per altri è stato trafugato il corpo di Gesù. Quindi c'è confusione, c'è smarrimento, sono chiusi, vogliono star lì riuniti, paurosi, in attesa di eventi nuovi. E l'evento accadde alla sera, sul far della sera. Gesù appare in mezzo a loro e dice: pace a voi, per tre volte. In questo brano evangelico, tre volte il Signore porta e dona ai Suoi e fonde il dono primo della risurrezione, che è la pace. Ecco, vedete, quando noi sentiamo la parola pace, una parola inflazionata, se guardiamo anche il vostro vocabolario, dice che è assenza di conflitti armati tra i popoli, dice che è serenità e tranquillità di coscienza. In realtà il concetto che soggiace alla parola pace è il concetto di shalom ebraico, una parola molto usata nel saluto stesso, anche oggi si saluta dicendo shalom. È una radice, quella della parola shalom, importantissima e che comprende molte sfaccettature se dovessimo tradurla in italiano. È benessere, shalom è prosperità, shalom è completezza, pienezza, integrità, armonia. È un equilibrio interiore e se noi immaginiamo l'equilibrio come una bilancia, i bracci di una bilancia, deve essere in equilibrio, non pende da nessuna parte. E soprattutto questa pace che Gesù porta è una pace che dà una pienezza interiore che non fa dipendere da fattori esterni. Molte volte noi, la nostra pace, quella che intendiamo noi, è condizionata dalle circostanze esterne. Se abbiamo questo, siamo in pace. Io ho pace se, bene, la pace di cui parla il Vangelo, che è il dono di Gesù, della Pasqua, è una pace incondizionata e che è capace di cambiare le circostanze che stanno attorno a noi. Ricordiamo che Gesù proprio in questo lago era stato svegliato dai discepoli perché c'era una tempesta in atto. Lui ha imposto la pace sua al mare e ha imposto una pace sua al cuore dei discepoli. Questa è la pace che Gesù condivide. In realtà è una presenza la pace che Gesù dà come dono. È una presenza. È Dio stesso, è Gesù. Dice la lettera agli Efesini, Egli è la nostra pace. È questa presenza di Gesù, la riconciliazione che Lui ha stabilito con il Padre, che ci fa sentire bene, in armonia con Dio, in pace, in relazione con i riconciliati con Lui. E questo è il grande dono, che dà equilibrio alla persona, che non fa dipendere la nostra pace dalle circostanze interne, non andiamo in cerca, ma l'abbiamo dentro di noi. Siamo inalterabili se riceviamo la pace di Gesù. Allora Cristo è risorto e ci dona la pace che ci fa vincere tutto ciò che è attorno a noi. Troppe volte noi ci arrendiamo alle ansie e alle preoccupazioni. Non è questo che vuole il Signore, vuole che la pace che Lui ci dona, che la Sua presenza nel nostro cuore, contagi e doni pace a tutte le nostre circostanze. Signore, donaci la Tua pace oggi, la pace che il mondo non può dare e che alberghi sempre nel nostro cuore e nel nostro spirito. Con questo auguri, tanti saluti dal lago di Tiberiade.